Credo che sarà una bellissima giornata per Scampia e anche per tutta la città. Vogliamo innanzitutto rendere omaggio a un artista straordinario, un precursore che con lucidità e anche immensa poesia ha saputo intravedere tutti i limiti, della costruzione di un mondo contemporaneo improntata da alcuni terribili disvalori. Lui ha cantato gli ultimi, gli emarginati, gli irregolari, in fondo lo era anche personalmente. E quindi ci sembrava molto bello che, tra l'altro, un cantore della mediterraneità come Fabrizio De André potesse avere un posto emblematico dedicatogli dalla città di Napoli, che è la più grande metropoli del Mediterraneo, e lo è anche per la sua vocazione culturale all'integrazione, al dialogo e alla pace. Quindi, una grande giornata contro le esclusioni, i muri, le diffidenze, i pregiudizi. Una giornata dedicata in particolare alla dignità degli ultimi, alla poesia, alla bellezza e soprattutto una giornata per raccontare la Scampia di oggi.